l'impasto per la pizza tipica napoletana, noi ce la portiamo sempre all'acqua. Partendo con 1 litro di acqua, noi mettiamo all'incirca 1,7 kg di farina 00. E per 1 litro d'acqua utilizziamo solitamente dai 3 ai 4 grammi di lievito fresco di birra, e se poi vogliamo usare il lievito madre dobbiamo aggiungere ovviamente un'altra percentuale che va tipo all'incirca sul 20% del peso dell'impasto stesso che andiamo a fare. Partiamo dall'acqua dove, come ho fatto poco fa, sciogliamo il lievito che abbiamo tenuto ovviamente in frigorifero. Se è quello in polvere non va tenuto in frigorifero, e diciamo è granuloso, quindi lo possiamo direttamente conservare lì dove abbiamo, diciamo, gli altri ingredienti che ci servono per la preparazione. Dopo aver messo il lievito nell'acqua aggiungiamo una parte della farina, ma non tutta. Dopo aver aggiunto la parte di farina, cominciamo, diciamo, già alla fase di impasto. E cosa facciamo? Aggiungiamo altra farina e aggiungiamo nello stesso tempo il sale. Per 1 litro d'acqua noi solitamente utilizziamo dai 55 ai 60 grammi di sale, che in effetti sono indispensabili per ottenere un impasto saporito e, diciamo, è gustoso. Per fare un impasto ci vuole anche una certa forza, una certa determinazione. Come ben vedete, diciamo, si parte inizialmente con un attrezzo che può essere questo qui, e poi si deve assolutamente intervenire con la mano per poter completare l'operazione, anche perché la farina viene assorbita lentamente. Allora, adesso cosa facciamo? Vediamo che tutta l'acqua è stata assorbita, lo stesso sale e lo stesso lievito, già si è creata una prima massa, che è la base di partenza per l'impasto della pizza. Cosa facciamo? La togliamo dal recipiente e la posizioniamo su un banco di lavoro. E continuiamo, nel frattempo qui ovviamente abbiamo l'altra farina che ci è rimasta, e continuiamo la lavorazione con dei movimenti, diciamo, tradizionali, che può fare anche una massaia a casa. Questo impasto viene preparato, come diceva prima, di mattina per la sera? Sì, viene preparato o la sera, diciamo, per il giorno dopo, per il pranzo del giorno dopo, o partiamo la mattina per la sera, per dare le famose 8 ore di lievitazione. Vedete, abbiamo ancora altra farina, quasi l'ultima, che serve ad avere questa dose, diciamo, precisa per ottenere l'impasto della pizza. Poi cosa facciamo? Cambiamo, diciamo, operazione, diciamo, spostiamo la farina in eccesso e cominciamo, c'è un gergo, diciamo, usato da noi pizzaioli, che è quello di asciugare la pasta. Quindi la buttiamo sul banco e la spingiamo in avanti. Facendo così vengono fuori delle parti umide dell'impasto che noi andiamo leggermente a spolverare, sempre con la stessa farina che abbiamo utilizzato. Adesso non dobbiamo fare altro che posizionare la massa che abbiamo ottenuto, che è la somma dell'acqua e della farina, conservarla in un recipiente coperto da una pellicola di plastica, che sarebbe meglio, diciamo, che resta attorno al bordo del recipiente, che non appoggi sopra, perché è meglio che l'impasto non venga toccato. Dopo 3 ore, 4 ore, cosa facciamo? Prendiamo questo impasto che già ha cominciato a lievitare e facciamo questo procedimento qua, facciamo un filone, vedi? Con le mani, sempre, cosa facciamo? Stacchiamo delle pagnotte e facciamo un procedimento che poi si usa fare anche, diciamo, nei caseifici, per la mozzarella, cioè la mozzatura stessa. Eccola qua, togliamo questo residuo. Quindi con la mano mozziamo ed otteniamo le pagnotte della pizza napoletana, che sono all'incirca 300 grammi, 280 grammi. Aspettiamo altre 4 ore,
Una volta, diciamo, aspettate le 4 ore, abbiamo l'impasto che tra poco mi impasteranno, che è lievitato, che è pronto ad essere lavorato. Il pizzaiolo napoletano, prendendo la pagnotta, cosa fa? La immerge leggermente nella farina, lavora rispetto al panettiere con meno farina sul banco, mentre il panettiere è abituato a lavorare nella farina. A noi serve giusto la farina, diciamo, per non farla attaccare né alle mani né al banco, e interveniamo con i polpastrelli delle mani al centro. Vedi, non andiamo oltre, diciamo, il centimetro e mezzo, perché a noi interessa che questo bordo si vada a gonfiare e diventi poi il famoso cornicione che serve anche a racchiudere gli ingredienti che decidiamo di mettere sulla pizza. Quindi vedi, con un movimento molto, molto tranquillo, che va dall'alto verso il basso, non abbiamo una spinta, diciamo, laterale. In altre regioni d'Italia si usa il termine massaggiare l'impasto, cioè si appoggiano le mani sopra e si stende, si stende, si stende. Con questo movimento noi il cornicione non lo abbiamo. Il pizzaiolo napoletano cosa fa? Dall'alto verso il basso applica la giusta, diciamo, forza, non tanta perché altrimenti si buca, e già abbiamo un piccolo segnale della faccia autentica della pizza napoletana. Vedi, questa parte centrale più sottile ma omogenea, e questa parte che poi con la cottura si rigonfierà. Ora a noi non resta altro che dare, come si dice nel gergo, due schiaffetti, così, girarlo un pochettino, perché lo stesso peso dell'impasto lo finisce di allargare. Vedi, andiamo nell'ultima fase a toccare, diciamo, delle parti che sono un pochettino più spesse, e già abbiamo la base, la pagnotta aperta, pronta da condire, che è un'altra cosa che dobbiamo fare velocemente, perché se resta troppo tempo qui sopra contenendo acqua la pagnotta si attacca. Ora utilizzo dei pomodorini del Piennolo, del Vesuvio, eccoli qua. Questi qua sono caratteristici perché hanno la punta alla fine e hanno un sapore particolare. Questo pomodorino viene venduto anche a grappoli, perciò poi il termine pennolo. Allora, adesso mettiamo del basilico fresco ovviamente, abbiamo del fior di latte misto bufala. Qui ci troviamo poi nella zona dell'Alto Casertano, quindi abbiamo Vesuvio e Alto Casertano. Poi abbiamo delle alici di cetara, quindi facciamo con le alici facciamo un salto in costiera. Questa sarebbe la margherita? No, qui abbiamo una, noi la chiamiamo cetara questa qui. Poi abbiamo dell'origano del Matese, eccolo qui, le olive qualità tonda del Matese, quindi ci troviamo sempre in Campania. E per finire abbiamo un olio extravergine di Villa Santa Croce, che mettiamo, non aggiungiamo sale, perché il sale lo abbiamo già nell'impasto e ci sono poi le alici che sono salate. Adesso Antonio, con una bella pala di legno, ci aiuterà a mettere la pizza nel forno. Cosa si fa? Si mettono i polpastrelli sotto, la farina, vedi, viene leggermente, diciamo, bagnata, diciamo, viene spolverata di farina, e con le mani sotto, cercando ovviamente non bucare la pizza, facciamo con un colpo netto un passaggio, vedi, e poi con tanta grazia diamo alla pizza cerchiamo di dare una rotondità che non deve essere neanche tanto perfetta, perché la pizza napoletana poi, al contrario di tante pizze che vediamo, pure quelle americane, non è perfettamente tonda.